ritrovati ad una nuova puntata del Notes. Vediamo subito insieme le curiosità di oggi. Nel 1932 venne pubblicato il primo numero della Settimana Enigmistica. È forse il periodico italiano più conosciuto nel nostro paese, vanta oltre 4.500 numeri e viene pubblicato quasi ininterrottamente da quasi 80 anni. Quel quasi è dovuto al fatto che ebbe due interruzioni, i numeri 607 e 694 rispettivamente del 1943 e 1945. Entrambi non uscirono a causa degli eventi bellici che erano in corso. Può essere acquistata anche all'estero, la pubblicazione è a cadenza settimanale, esce ufficialmente il giovedì, ora scaricabile anche in formato digitale. È riconosciuta indiscutibilmente come la più famosa d'Italia, un vero e proprio pezzo di storia del nostro paese. Essere buoni è facile, ciò che è difficile è essere giusti. L'isola di San Lazzaro degli Armeni si trova nella parte centrale della laguna vicino al Lido di Venezia. Occupata attorno all'anno 1000 dai monaci benedettini, nei secoli successivi divenne un ospedale per i poveri, il cosiddetto Lazzareto. Oggi nell'isola vivono monaci, seminaristi e studenti armeni che studiano la lingua e la cultura, e il monastero è un'oasi di pace immerso in lussureggianti giardini fioriti dove si ergono cipressi e pini marittimi. L'edificio religioso ospita una straordinaria collezione di tesori, tra cui un patrimonio librario con una biblioteca che conta migliaia di antichi volumi e tomi e oltre 4.000 manoscritti miniati. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima puntata.